carrozzeria da riparare? Affidati ad Autelite. Qui troverai le più moderne tecnologie e tutta la competenza che cerchi. Dal 2010 siamo anche Officina autorizzata Lancia. Autelite è a Vazia, in Viale Maestri del Lavoro. Nel cuore dell'Italia sgorga a caduta naturale un'acqua pura e leggera. È acqua di fonte cottorella, che grazie alle sue proprietà è ideale per il benessere di tutta la famiglia. Acqua di fonte cottorella, purezza al 100% dalla sorgente alla tua tavola. Per smaltire correttamente gli oli vegetali, affidati a Friggy Oil. Oggi è ancora più semplice grazie ai punti di raccolta installati in città. Cerca quello più vicino a te e visita il nostro sito www.friggy.org. La qualità delle materie prime. La freschezza dei prodotti a chilometro zero. Le migliori produzioni locali. Tutto questo è il garbato caffè. La ristorazione del futuro. Con le radici nella tradizione del territorio. Ti aspettiamo a pranzo tutti i giorni da lunedì al venerdì in via delle Scienze 1. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia, scegli i tosti e abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. la sfida finale benvenuti a tutti rietilife tv rietilife.com questa sera i tre candidati sindaco si sfideranno appunto nella sfida finale eh, perché sfida finale perché mancano pochissime ore direi al silenzio elettorale per poi giungere al 12 giugno è con la tornata elettorale eh, come dicevo questa trasmissione riedilife.tv, riedilife.com su tutte le nostre piattaforme potete eh, trovarla è un'ulteriore eh, situazione che mettiamo a vostra disposizione, a disposizione dei cittadini, soprattutto questa sera perché potrete capire ancora meglio ciò che i candidati sindaco avranno eh, da dirci allora, do subito il benvenuto a Simone Petrangeli. Buonasera. Daniele Sinibaldi. Buonasera a tutti. Carlo Ubertini. Buonasera a voi. Come avete visto, eh, rigoroso ordine alfabetico per quanto riguarda la postazione, per quanto riguarda il saluto iniziale, abbiamo convenuto, come avete visto anche nel backstage, eh, di fare due sorteggi e precisamente su chi risponderà. Per la prima domanda e chi eh, farà il primo per primo l'appello eh, finale. Vado subito a leggere le regole. Eh, le regole di ingaggio di questa sfida eh, finale, eh, concordate ovviamente con i tre eh, candidati in maniera abbastanza democratica, diciamo, <ride> diciamo così: allora avrete a disposizione 90 secondi per ogni domanda, ci saranno 10 domande. Che vi faranno eh, che vi formulerò formulerò una sola volta eh, la domanda per questo tra un po vi dirò di eh, girare il vostro foglio che per comodità potrete leggere le domande eh, che io farò non sono ammessi sforamenti quindi al termine dei 90 secondi del minuto e mezzo chiudiamo eh, l'intervento mettiamo a disposizione un extra time di 90 secondi Qualora voi riteniate eh, necessario rispondere a un, vo a un vostro competitor, mh, me, lo fate, eh, me lo indicate, me lo fate presente e eh, vi darò eh, la, paro la parola. Non potrete interagire tra di voi, per cui siamo un po' come notaio e cliente. Eh, parleremo così e parlerete ovviamente a chi eh, vi seguirà io penso che il tempo che impiegato per dirvi tutto sia finito uh, più o meno abbiamo uh, uh, detto tutto e comincerei con la prima domanda che come da sorteggio vi indicherò il candidato sindaco che risponderà per primo che è ubertini ovviamente poi andrà a scalare le domande successive potete eh, eh, girare il foglio con le domande ubertini perché i riadini dovrebbero scegliere lei e noi altri e come immagina Rieti amministrata da lei? Dopo il terremoto del 2016, la pandemia del 2020... La guerra che è ancora drammaticamente in corso al di là della indignazione morale e che sta riflettendo i suoi effetti economici anche sui piccoli territori, c'è bisogno di una proposta inclusiva, orizzontale, non divisiva. I miei competitori rappresentano fazioni di campo avverso che già in passato hanno diviso la città. Viceversa, la mia proposta è una proposta di composizione. Altro elemento è che la mia presenza negli ultimi cinque anni nell'istituzione è stata estranea da tutto, dal comune di Rieti avendo esercitato spesso in solitudine l'opposizione e anche rispetto ai coinvolgimenti eh, relativamente al governo regionale. Viceversa abbiamo il vice sindaco di Rieti e quindi ha la, dire, la corresponsabilità di un governo cittadino e Simone Petrangeli che ha or, eh, governato organicamente con la regione attraverso ruoli specifici. Per questo credo di rappresentare una novità e credo che la città amministrata da me, oltre alla novità e oltre al metodo dell'inclusività, Possa avvaler, avvalersi di una competenza specifica, particolare, personale sul piano della sostenibilità, declinando un modello di sviluppo che fa proprio al caso nostro e che intercetta il vento dell'epoca. Grazie Obertini. Sinibaldi. In questa città si parla spesso delle generazioni che vanno via, dell'esodo. Io faccio parte di una generazione che in gran parte è andata via da questa città per motivi di studio e successivamente di lavoro. Credo che se vogliamo invertire la tendenza bisogna dare spazio a questa nuova generazione. È la riflessione che è stata fatta all'interno del centrodestra con Antonio Cicchetti che ha fatto un passo di lato, ha cresciuto una nuova classe dirigente in questa esperienza molto dura e molto intensa a cavallo tra il terremoto e la pandemia e oggi ci mettiamo in campo con una coalizione larga, coesa solida ed inclusiva, che abbraccia anche esperienze non provenienti dal perimetro tradizionale del centrodestra. Credo che sia questa la chiave di volta per i prossimi anni, anni pieni di opportunità in cui serve stabilità, serenità e inclusione. Penso che la nostra coalizione sia in grado di esprimere tutto questo con un'energia nuova e fresca che può essere rappresentata dal candidato più giovane della storia della città. Questo è il motivo, credo, che sia alla base di una scelta e di una scommessa se i reatini vorranno scommettere su questo. Questa proposta troveranno un, un sindaco eh, giovane che ha voglia di fare, che ha investito qui, che ha, qui ha deciso di restare e che qui vuole costruire il proprio, il proprio futuro. Dall'altra parte abbiamo già visto una combinazione, quella di Pedrangeli come ex sindaco e Ubertini come ex assessore, nulla di nuovo, riproporsi i divisi non credo che porti nessun tipo di vantaggio, quindi crediamo che l'unica vera novità sia la nostra proposta. Ma in questi cinque anni è sotto gli occhi di tutti il fatto che la qualità della vita in questa città sia diminuita. È sotto gli occhi di tutti il fatto che la città di Rieti sia peggiorata in tutti i settori, in tutti gli ambiti della vita associata. Per questo motivo bisogna cambiare. I cittadini sono stanchi di questo centrodestra e quindi bisogna davvero voltare pagina. Noi abbiamo fatto un programma ambizioso. Ma realizzabile e concreto. Io guido un'alleanza civica e popolare che riunisce tantissime liste civiche che hanno messo al lavoro le migliori energie della città. Abbiamo individuato tre pilastri a partire dai quali si dipanerà l'azione amministrativa. La prima questione che è un'autentica un emergenza, lavorare affinché ci siano le condizioni perché i nostri giovani non siano costretti ad abbandonare Rieti per motivi di lavoro o per motivi di studio. Quindi tutta l'attività amministrativa nei prossimi cinque anni dovrà avere questo obiettivo. Secondo pilastro, finalmente Rieti Capoluogo di Provincia, quindi guida di un'area vasta che possa andare anche oltre i confini consueti e i confini provinciali. Poi la terza questione è di carattere sociale: stanno aumentando le diseguaglianze in tutto il mondo e anche nella nostra città. Eh, per contrastare le diseguaglianze sociali, territoriali e generazionali c'è bisogno di investimenti in politiche sociali che siano non assistenzialistiche, ma più inclusive e più partecipate. Grazie per questa prima domanda, siete stati precisi e puntuali. Bene, così. Eh... Già vi faccio i miei eh, complimenti a, a tutti e tre. Seconda domanda risponde per Primo Sinibaldi, Centro, Quartieri e Frazioni. Quali sono eh, le esigenze immediate per queste zone di Rieti? Sicuramente, l'epoca che viviamo ha stravolto anche le priorità, quindi, va ridisegnata una città attraverso una variante generale al piano regolatore che non risponde più alle esigenze di quest'epoca. Eh, in parte sono stati già eh, intrapresi dei percorsi di rigenerazione urbana attraverso l'adozione della, della nuova normativa regionale e sono stati finanziati dei percorsi importanti, come 17 milioni di euro di recupero per il centro storico, centro storico che vede anche eh, una rigenerazione di funzioni. Noi crediamo che sia importante fare questo, nel centro storico rimettere l'università, e l'abbiamo aperta tre mesi fa, e altri 8 milioni ci sono per recuperare il complesso dell'ex ospedale civile e ampliarlo con eh, nuovi corsi universitari. L'archivio di Stato ha acquisito l'ex Banca d'Italia, altre rigenerazioni di complessi pubblici sono in corso e sono in programma, il centro storico deve vivere una nuova, una nuova stagione. Stessa cosa va fatta nei quartieri e nelle frazioni, 15 milioni di euro per città giardino sono stati già finanziati, l'obiettivo è andare sugli altri quartieri più popolosi, su Villa Reatina sono stati fatti interventi importanti recuperando il contratto di quartiere, le frazioni vanno manutenute in maniera puntuale e specifica attraverso un assessorato dedicato e un ufficio specifico dedicato alle manutenzioni ordinarie. Petrangeli? Allora, noi abbiamo l'ambizione di lavorare affinché ci sia più coesione sociale, ma anche più coesione territoriale all'interno all del territorio comunale. Per questo bisogna tenere legate tutte le aree e tutte le zone della città, dal centro storico fino alla, alla frazione più lontana dal centro. Purtroppo le scelte urbanistiche degli ultimi 25 anni hanno allargato a dismisura i confini della città, il centro storico ha perso residenti. E francamente, agli occhi di un turista, sembra il quartiere più periferico della città per come. È stato maltrattato negli ultimi cinque anni dall'amministrazione comunale, che non è stata capace neanche di portare la raccolta differenziata porta a porta al centro storico, facendolo diventare sostanzialmente la discarica della città, perché vengono da tutti i quartieri a buttare l'indifferenziata al centro storico. I quartieri c'è bisogno, ad esempio, a Micioccoli, di realizzare il contratto di quartiere, c'è bisogno a Bill Radina di chiudere il contratto di quartiere. Dobbiamo lavorare per costruire un legame fra tutti i quartieri. Noi abbiamo fatto una proposta, quella di costituire dei comitati di quartiere che siano rappresentativi dei residenti e che siano i primi interlocutori dell'amministrazione comunale, perché troppo spesso i cittadini hanno difficoltà a interloquire e a intercettare la pubblica amministrazione e il comune. Uh, sulle frazioni da mesi faccio una proposta secondo me molto intelligente e utile, che è l'istituzione di un assessorato ad hoc dedicato alle frazioni e alle aree rurali della nostra città, per garantire la manutenzione ordinaria e per garantire un coinvolgimento di tutti i residenti delle frazioni nelle scelte che si faranno nei prossimi cinque anni. Ubertini. Bisogna costruire una città policentrica policentrica che deve avere pari dignità sotto il profilo civico e amministrativo tra centro, periferie e frazioni. Il centro storico figlio rispetto al suo declino del disordine urbanistico pregresso e del terremoto del 2016 pretende misure specifiche come la schedatura di tutti gli edifici per il miglioramento e l'adeguamento sismico, pretende misure tributarie per agevolare la locazione dei locali sfitti in termini calmierati, pretende una riqualificazione sul timbro della rigenerazione urbana e il recupero di strutture che possano portare nuova eh, vivibilità e residenzialità. Per quanto riguarda la periferia e le periferie vanno collegate ancor più saldamente anche attraverso percorsi ciclopedonali con il centro storico, sempre sul piano della paridignità, le frazioni devono avere un'attenzione particolare, in questi anni sono state trascurate, devono arrivare puntualmente tutti i servizi in maniera ottimizzata, anche lì grande riqualificazione da un punto di vista urbanistico e deve essere, concordo in questo, assegnato un assessorato specifico alle frazioni perché si sottolinei una nuova attenzione verso luoghi finora trascurati. Passiamo alla terza domanda. Il primo a rispondere sarà Petrangeli. Eh, sulle ex aree industriali, su tutte lo zuccherificio, se ne è fatto eh, tanto eh, parlare in questo tempo. E poi eh, anche le altre grandi strutture, ad esempio, il progetto antistante al eh, Perseo, e non ultima eh, la viabilità. Qual è la sua ricetta su questo? Allora, uh, le ex aree industriali sono uh, di uh, una importanza strategica per il futuro della città, sono enormi, sono grandi quanto il Vaticano e stanno ormai al centro della città. Non è possibile avere una posizione passiva nei confronti delle legittime aspettative dei privati proprietari dell'area. C'è bisogno di cambiare metodo, c'è la, la necessità di aprire una grande interlocuzione con la città perché il Comune di Riedi in rappresentanza dei cittadini deve fare una proposta che sia complessiva, che riguardi l'intera città proposta all'interno della quale ci saranno interventi sulle aree dell'ex zuccherificio nella quale sappiamo bene ehm, insiste una proprietà che ha fatto una proposta a questa amministrazione come l'ha fatta all'amministrazione precedente. Quindi c'è bisogno di lavorare come abbiamo fatto noi nel passato ad un progetto complessivo che possa tenere al proprio interno quell'area così importante e così strategica. Io credo che la, il rilancio e la riqualificazione di quell'area debba essere necessariamente connessa al tema del lavoro e al tema di nuove funzioni che possiamo dare alla città che attualmente non ha. Sulla viabilità noi scontiamo il fatto che nel corso degli ultimi decenni ci sono state molte edificazioni ma non si è pensato ai servizi e a una viabilità equilibrata. C'è la necessità di realizzare una tangenziale che permetta ai cittadini di spostarsi senza dover passare dentro il centro storico piuttosto che dentro altri quartieri della città. Ubertini sì, eh, bisogna unire, comporre realismo e visione. Questo eh, terreno di composizione trova un filo rosso tra tutte e tre le aree, quattro aree che qui vengono mobilitate dalla domanda, le tre aree ex industriali e l'area antistanti al Perseo. Tutte quante sono di proprietà privata. Il realismo sta nel fatto che c'è l'esigenza comunque di fare i conti con le proprietà private private, ma la visione va attribuita all'esigenza da parte del comune di dare la direzione, il comune deve assumere la collocazione di capotavola rispetto a una omogeneità di indirizzo compatibile con le disponibilità anche di investimento dei privati. In questo senso la viabilità che è un lubrificatore rispetto alla fruizione di queste aree è fondamentale. Produssi a suo tempo un piano urbano del traffico che l'attuale amministrazione tiene ancora nel cassetto. Credo che bisogna andare oltre rispetto alla costruzione di un piano generale di mobilità che riguardi trasporto pubblico, eh, percorsi ciclopedali, Donali e viabilità automobilistica classica. Tutto questo va armonizzato attraverso un nuovo piano regolatore generale, un nuovo piano del commercio che riequilibri le proporzioni tra grande, media e piccola distribuzione e il piano generale della mobilità. Sinibaldi. Ma le aree da recuperare sono quasi tutte private, non soltanto quelle che citate nella domanda, ma anche altre in altre zone della città. Esistono strumenti e la stagione del PNRR e della nuova programmazione europea ce ne dà anche la capienza economica, esistono strumenti come gli accordi di programma quadro e i contratti di sviluppo al Ministero dello Sviluppo Economico che oggi devono essere assolutamente utilizzati per creare una coprogrammazione e coprogettazione pubblico-privato. In questo l'amministrazione ha iniziato un ragionamento su iniziativa di alcune delle proprietà che citate, è chiaro ed evidente che vanno stabilite le funzioni pubbliche, come ad esempio le scuole, utilizzando i fondi sia PNRR che SISMA. Su questo bisogna lavorare, su questo bisogna avere le idee chiare e bisogna avere il coraggio di dire una volta per tutte che se in questa stagione non ci sarà l'iniziativa privata su queste aree bisogna che il pubblico, come spesso ha fatto purtroppo ha dovuto fare, si sostituisca all'iniziativa privata anche prevedendo una progettazione in aree di carattere di proprietà non pubblica attraverso le forme che... Sono previste dalla legge perché non possiamo perdere la stagione di questi investimenti perché, se perdiamo quest'ulteriore treno, quelle aree rimarranno così e andranno a deperire negli ultimi, nei, nei prossimi anni, purtroppo. Passiamo alla quarta domanda, risponderà per primo Ubertini, e qualcuno in verità già ha già risposto a questa uh, domanda? Non... Avevate anche eh, sotto mano le domande successive, però vorrei sapere da chi ha risposto qualche cosa in più e se c'è da aggiungere qualcosa può eh, argomentarlo e farlo, ovviamente. E, e la domanda è questa, quale assessorato, oltre ai canonici, ai classici, diciamo, chiamiamoli così, non potrà mancare nella sua giunta? Guardi, eh, molti settori possono essere accorpati in chiave assessorile, alcuni debbono avere l'esclusiva per sottolinearne l'importanza. Abbiamo parlato dell'assessorato alle frazioni, come lei sottolineava acutamente, io le aggiungo un altro assessorato, quello che abbiamo detto fin da subito, l'assessorato alla sanità. Abbiamo costruito una lista apposita di 32 persone in carne ed ossa. 15 medici, operatori sanitari e quant'altro, per sottolineare la centralità del, del fenomeno e del eh, tema della sanità, la quale sconta delle difficoltà oggettive, sconta una migrazione ospedaliera preoccupante, siamo 107 su 107 capoluoghi di provincia. D'Italia. Abbiamo del eh, sottodimensionamento sul piano dei posti letto della pianta organica. L'aspetto territoriale della sanità registra delle insufficienze e delle disfunzioni. Il sindaco è la prima autorità sanitaria locale, eh, presiede la conferenza dei sindaci e indirizza l'atto aziendale con delle funzioni particolarmente importanti. Un assessorato alla sanità per corrispondere a. Questo impegno esclusivo di una lista apposita è per noi centrale rispetto alla prospettiva che abbiamo di fronte. Sinibaldi. Sicuramente eh, non potrà mancare l'assessorato allo sport, ma bisogna anche avere un mettere in campo un ragionamento diverso su altre funzioni di indirizzo politico, quali gli assessorati. Eh, sicuramente sulle politiche sociali bisogna fare un lavoro che si estenda all'ambito della salute pubblica. Quindi è nostra intenzione allargare le competenze delle politiche sociali e creare un meccanismo di indirizzo sia per il sindaco che per l'azione dell'amministrazione comunale che preveda l'integrazione dei servizi sociosanitari con il monitoraggio per quelle che sono le competenze dell'amministrazione comunale con le funzioni sanitarie che sono di, chiaramente di impostazione e di indirizzo regionale. Altro tema che va visto è quello dell'approccio sullo sviluppo urbano, quindi sull'urbanistica che non deve essere edilizia ma deve essere sviluppo locale. Noi riteniamo che in questa direzione il PNRR e le nuove opportunità vadano messe a terra attraverso una revisione anche delle modalità operative dell'amministrazione, che non possono essere più canoniche ma devono rispondere ad una velocità sia nel rilascio delle autorizzazioni che nella progettazione e nelle procedure di affidamento dei lavori che deve rispondere alle tempistiche europee e non a quelle che siamo abituati a conoscere. Petrangeli. Sì, ma io ho intenzione di, ehm, penso a un comune diviso in due macro aree, da una parte una macro area che si dovrà occupare dell'ordinaria manutenzione del decoro urbano, della pulizia della città per andare a intercettare i bisogni quotidiani dei cittadini e poi un'altra macro area che invece si dovrà occupare di trovare le risorse per finanziare la città del futuro e quindi per programmare, pianificare e realizzare le cose che sarà possibile realizzare grazie ai fondi che verranno. È assurdo che in un momento nel quale si parla di PNRR l'amministrazione comunale attuale abbia deciso di chiudere l'ufficio Europa. Uh, il PNRR è una grande opportunità, questo significa che dobbiamo uh, riorganizzare la macchina amministrativa per andare incontro a queste opportunità. Uh, confermo la mia intenzione di istituire un assessorato alle frazioni e alle aree rurali. Dovrà essere ripristinato l'assessorato allo sport. Io intendo metterlo insieme a turismo e cultura, che sono tre leve per il rilancio della nostra economia, e poi bisognerà occuparsi di transizione ecologica e transizione digitale. Io credo che gli assessorati tradizionali debbano cambiare nome, ma soprattutto cambiare forma e modalità di eh, operatività sul territorio. Per questo penso che quello che ci viene come opportunità al PNRR dovrà essere utilizzato per cambiare l'organizzazione. Del nostro comune e anche la nostra cultura amministrativa. Lo avete nominato in varie fasi il piano nazionale ripresa e eh, resilienza. Come andranno utilizzati i fondi eh, in concreto? Risponde Sinibaldi. Ma il PNRR non è una cosa futura, è una cosa presente, che questa amministrazione ha già intercettato per i bandi che sono usciti, ha già presentato delle proposte importanti, come ad esempio l'eco distretto per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti, che vale circa 40 milioni di euro su bando del Mite. O eh, i fondi che sono stati messi per il centro storico, 17 milioni, o per il recupero di Città Giardino, con 15 milioni. Altre iniziative devono essere messe in campo. Sull'università c'è stato un comparto specifico dei fondi, dei fondi che ha destinato l'Agenzia della Coesione per l'aumento dell'offerta formativa che ci vedranno far fare finalmente le sedi distaccate di Sapienza e Tuscia con l'istituzione di sei nuovi corsi universitari. È chiaro che la direzione deve essere quella di alzare l'asticella e cercare di creare dei progetti che possano risolvere i problemi strutturali di questa città e di questo territorio. Università, montagna e terminillo chiaramente su, su tutte per quello che riguarda lo sviluppo economico ma anche agricoltura e recupero del territorio. Con, ad esempio combattendo il dissesto idrogeologico o altre forme di tutela del territorio e della sostenibilità ambientale. Bisogna costruire dei percorsi anche sui quartieri che non sono stati oggetto di finanziamento finora e cercare di riculicire la città, ma soprattutto di costruire opportunità di lavoro. Questa città va avanti e si salva se nuove imprese si insediano qui e se nuove opportunità di lavoro e di professioni si sviluppano in questa città da qui ai prossimi dieci anni. Petrangeli. Allora, il nostro PNRR è in qualche modo figlio di Next Generation EU che è il PNRR europeo. Um, Next Generation EU ha tre pilastri transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. Noi dobbiamo lavorare affinché sul nostro territorio queste risorse servano a finanziare investimenti in questi tre settori eh, cruciali per eh, il rilancio della nostra eh, economia. Il PNRR è una grande opportunità ma dovremo essere bravi a intercettare le risorse e soprattutto a utilizzarle bene. Io dico sempre che siccome queste risorse sono per l'80% a debito, tutti gli italiani si ritroveranno a restituirli questi soldi, ma non tutti potranno usarli e beneficiarne, se non avranno amministrazioni locali capaci di utilizzarli nella direzione giusta. Noi dobbiamo fare in modo che queste risorse servano a finanziare gli investimenti dei quali ha bisogno la città per finanziare un'idea di città, una visione di città, altrimenti se non c'è questo filo rosso rischiamo di realizzare opere pubbliche giusta apposte, che non hanno nessun legame. Per questo credo che sia necessario. Istituire una commissione che sia allargata a tutta la città, che si occupi di verificare l'andamento delle progettualità, che si dovrà occupare di verificare l'emissione dei bandi, la risposta dei bandi da, da, da parte del comune e soprattutto integrare le risorse del nostro bilancio con le risorse che verranno dall'esterno. Ubertini. No, il problema del PNR su, sul piano del merito investe l'epoca della sostenibilità, anche se una misura post pandemica intercetta lo sviluppo sostenibile e l'esigenza di sviluppo sostenibile. Come le dicevo in premessa è un tema che mi investe dall'ambito universitario al post universitario, spenderò tutto me stesso nel merito, ma il punto centrale è un altro: come riuscire ad intercettare è un treno che sta passando. Abbiamo ancora poco tempo, quando ci insedieremo avremo fino alla fine del 2023 lo spazio per progettare fino al 2026 per concludere i lavori. Bisogna riorganizzare gli uffici, fare un ufficio dello staff e del sindaco in condizioni logistiche e di competenza per intercettare determinati finanziamenti e stimolare una progettualità adeguata che intercetti la cornice dei bandi che verranno messi a disposizione. Tutto questo è un lavoro che va fatto rapidissimamente, velocissimamente all'insediamento. È il metodo che, come per definizione, precede il merito. Ma attraverso il metodo possiamo, come dire, traguardare a un'obiettività altrimenti non agguantabile anche per la velocità del suo passaggio in questo momento. In questi mesi. Grazie a tutti e tre, c'è un piccolo break, ci fermiamo giusto qualche minuto a metà esatta di questa sfida finale, pubblicità e poi torniamo con voi. da riparare? Affidati ad Autelit! Qui troverai le più moderne tecnologie e tutta la competenza che cerchi. Dal 2010 siamo anche Officina Autorizzata Lancia. Autelit è a Vazia, in Viale Maestri del Lavoro. Nel cuore dell'Italia sgorga a caduta naturale un'acqua pura e leggera. È acqua di fonte cottorella, che grazie alle sue proprietà è ideale per il benessere di tutta la famiglia. Acqua di fonte cottorella Purezza al 100% dalla sorgente alla tua tavola. Per smaltire correttamente gli oli vegetali, affidati a Freege Oil. Oggi è ancora più semplice grazie ai punti di raccolta installati in città. Cerca quello più vicino a te e visita il nostro sito www.freegeo. La qualità delle materie prime. La freschezza dei prodotti a chilometro zero. Le migliori produzioni locali. Tutto questo è il garbato caffè. La ristorazione del futuro con le radici nella tradizione del territorio. Ti aspettiamo a pranzo tutti i giorni da lunedì al venerdì in via delle scienze 1. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Eccoci di nuovo la sfida finale, i tre candidati sindaco. Qui con noi a Yeti Life eh, TV. Volevo rammentare questo: ehm, avete eh, 90 secondi di extra time in qualsiasi momento per una replica ad un'affermazione di un avversario. Questo ovviamente dovrete farlo prima dell'appello eh, finale. Andiamo avanti con la domanda che eh, risponderà Petrangeli per primo. Eh, vi darò tre temi mh, da sviscerare in questi 90 secondi. Spiegate la vostra posizione su sport, turismo e terminillo. Allora, sport io lo considero come la scuola diritto all'istruzione e diritto all'attività sportiva, bisogna ah, rimettere in funzione l'assessorato dedicato e unirlo al turismo e alla cultura, bisogna stare più vicini alle società sportive, bisogna lavorare affinché ci sia una riqualificazione di tutta l'impiantistica. Turismo, l'ho detto poc'anzi, io credo che siano tre leve fondamentali per il rilancio della nostra economia, turismo, cultura e sport, quindi bisogna ne necessariamente tenere insieme queste politiche, turismo significa turismo religioso, Turismo ambientale, turismo rurale, turismo spo sportivo. Naturalmente, il Terminillo, essendo la nostra stazione turistica. Uh, deve avere un'attenzione particolare, bisogna lavorare finalmente per il potenziamento del comprensorio sciistico. Cercando finalmente di realizzare uh, l'unione dei due versanti principali della montagna, bisogna naturalmente farlo garantendo il patrimonio ambientale straordinario che dobbiamo tutelare e valorizzare. Noi pensiamo che possa essere utile l'istituzione di un parco naturale per far diventare il terminale una stazione turistica a 360 gradi, dove ci sia il turismo invernale ma ci sia anche il turismo. Uh, diciamo così ambientale, dell'estate e il cosiddetto turismo outdoor. Uh, queste tre cose sono collegate in maniera intima, per questo c'è bisogno di un'amministrazione comunale capace di dare una direzione al nostro sviluppo legata a queste tre questioni che tu ci hai sottoposto. Ubertini. Disegnano queste tre coordinate eh, eh, aspetti che fondano la mia prospettiva di città del benessere. Per quanto riguarda lo sport, io ho sempre detto che lo sport è un vettore di coesione sociale e uno strumento di promozione territoriale. Per quanto riguarda la coesione sociale, è bene che il comune stia al fianco di questo proliferare di società che si occupano dei ragazzi e da un punto di vista sportivo, fisico, salutare ma anche educativo. Per quanto riguarda la promozione territoriale bisogna richiamare sul nostro territorio grandi manifestazioni come il meeting internazionale che ha fatto, ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Per quanto riguarda il turismo noi dobbiamo essere complementari a Roma. Roma è la capitale del mondo del turismo storico-culturale, noi dobbiamo essere la capitale del centro Italia ma anche più in là d'Italia de, per quanto riguarda il turismo religioso, ambientale e agroalimentare del benessere, cose sovrapponibili. Abbiamo una filiera di occasioni che dobbiamo intercettare da un punto di vista religioso rispetto alle ricorrenze su San Francesco. Per quanto riguarda il Terminillo si va davanti col TSM2 perché ha passato il vaglio del via e, e anche rispetto alla bocciatura del ricorso degli ambientalisti, ma si incornici nell'ambito di un parco naturale che semplifichi la gestione e elasticizzi i vincoli oggi di una montagna ingessata attraverso la rete natura. Sinibaldi. Sport, turismo e termale rappresentano tre aspetti fondamentali di una strategia comune che deve essere la strategia di rilancio e di sviluppo della nostra provincia. Per questi tre aspetti passano gli anni futuri e anche forse la scelta delle nuove generazioni di rimanere o meno in questa, in questa città, in questo territorio, sul Terminillo ne abbiamo fatta una bandiera. Siamo riusciti a recuperare un lavoro e anni persi da parte del centrosinistra sia in provincia che in regione. Abbiamo portato a termine la progettazione del TSM. Abbiamo combattuto contro i cartelli ambientalisti. Abbiamo vinto anche quella battaglia legale con il ricorso al TAR che ci avevano fatto. Bisogna andare avanti, bisogna andare avanti con quel progetto, non siamo assolutamente d'accordo sui parchi, ma dobbiamo andare avanti con l'ampliamento degli impianti scistici che non sono solamente impianti per la neve, ma sono impianti anche che possono essere utilizzati l'estate per la risalita e anche per dare quella possibilità a chi non ha la possibilità fisica e motoria di salire in quota, di valorizzare e vivere la nostra, la nostra montagna. Va fatta una strategia di marketing del territorio e di posizionamento turistico del nostro territorio. Siamo una stazione turistica a un'ora dal più grande aeroporto internazionale, bisogna lavorare sui social, sul web e su, con le modalità di marketing che esistono oggi. Abbiamo iniziato dando vita al sistema Visit Rieti e Visit Terminillo, dobbiamo lavorare con la regione per amplificare questa. Attività e renderla una cosa strutturale di tutto il territorio e di tutta la provincia. Mm, risponderà Ubertini. Eh, da molti anni il comune di Rieti ha le prese con un debito diciamo, importante. Mm, la mia domanda è: come abbassarlo? Qual è, qual è la vostra ricetta per abbassarlo, senza ovviamente togliere servizi e facendo stare? tranquilli i diciamo, cittadini per cui non aumentando le tasse. Ma innanzitutto bisogna capire di che cosa si tratta. Si tratta del fatto che al di là del predisesto che si conclude quest'anno nel 2015 è entrato il bilancio armonizzato che ha imposto un accertamento straordinario dei residui ha sollecitato da cui sono emersi 20 milioni di euro spalmabili in 30 anni ma soprattutto l'esigenza della creazione di un fondo crediti di dubbia esigibilità che ha fatto emergere 38 milioni di euro ieri spalmabili in 30 anni dal 2020 spalmabili solo in, in, in 10 anni il Comune e l'attuale amministrazione non ha fatto un piano di recupero pregresso e oggi ci troviamo intorno ai 46 milioni di debito, c'è stata una recrudescenza della pesantezza debitoria sul Comune, non c'è dubbio che bisogna razionalizzare l'ufficio delle entrate in modo da eh, combattere l'evasione, ma soprattutto bisogna intercettare fondi che arrivano dall'esterno perché non possiamo contare sulle nostre forze e parallelamente istituire un tavolo di solidarietà civica mobilitando tutte le le forze che nel nostro territorio sono in condizione di darci una mano, ecco il mio unire Rieti, creare un tavolo parallelo di cogestione della città perché l'unione fa la forza e perché il comune anche sotto il profilo economico si trova in una condizione di autoinsufficienza dalla quale può sfuggire attraverso la coesione territoriale. Sinibaldi. In questi cinque anni abbiamo lavorato tanto sui conti del Comune per metterli in ordine, abbiamo pagato tutti i debiti riconosciuti fuori bilancio dalla precedente amministrazione, circa 10 milioni di euro, ne abbiamo riconosciuti altri 12,5 e pagati altri 12,5. Chiaramente il debito di alcune reti è strutturale, su questo stiamo lavorando sul miglioramento dei parametri che già sono migliorati per quanto riguarda l'efficienza e la velocità nei pagamenti che è uno dei parametri che la Corte dei Conti valuta per la tenuta e la stabilità, per esempio, del... Del, dei conti del, dell'ente. Nel 2023 finisce il piano di riequilibrio del comune e finisce il, il, la procedura di, di predissesto. Questo significa che dal 2023 si può tornare a investire, si può tornare a, a toccare le aliquote dei tributi locali e a fare una politica fiscale. Questo non è stato possibile per dieci anni dall'amministrazione precedente in poi che ha aderito a questa, a questa procedura. Nel 2023 si riparte con una politica fiscale agevolata, con una politica che tenga conto delle opportunità di sviluppo e che cerchi anche di indirizzare le tipologie di attività e di imprese che vogliono investire su questo territorio. I conti del Comune si mettono a posto creando sviluppo e facendo pagare a tutti il giusto, non andando a cercare di... Eh, Investire ancora di più chi già si trova in una situazione di difficoltà e che non ha pagato perché magari non può pagare. Dopodiché, una volta che ci sarà una politica fiscale agevolata, si tornerà a crescere e si tornerà a poter investire su questo territorio finalmente. Petrangeli. Sì, Beh, se parliamo di debito strutturale lo dobbiamo a chi ha governato questa città dal 1994 al 2012. Noi ci siamo insediati. Con 100 milioni di euro di debiti, abbiamo aderito al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e abbiamo salvato il comune di Rieti dal dissesto e dal fallimento. Lo abbiamo fatto senza aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale, lo abbiamo fatto addirittura aumentando i servizi a cittadini perché è stato aperto il terzo asilo comunale a quattro strade. Purtroppo in questi cinque anni non si è seguita quella linea del passato e ci ritroviamo un disavanzo di 46 milioni di euro, significa euro pro capite, questo significa che il comune è attenzionato dal Ministero e dalla Corte dei Conti perché purtroppo torniamo ad essere un comune a rischio di sesto. Come si fanno a diminuire le imposte? Bisogna farle pagare a tutti, bisogna rimettere in funzione e potenziare l'ufficio entrate perché da una parte bisogna lavorare per tagliare la spesa improduttiva ma non si può tagliare e basta, bisogna lavorare Coltivando le entrate senza gravare troppo sui cittadini, ma cercando di far pagare tutti secondo le proprie possibilità. Una cosa si può fare è l'introduzione della TARIP, la tassa sui rifiuti puntuale. Per farlo, però, bisogna allargare la raccolta differenziata a tutta la città. In quel modo, con l'istituzione della TARIP, chi più differenzia meno pagherà. Quindi, questa è una prima cosa che si può fare subito per andare incontro alle esigenze dei cittadini senza gravare sul bilancio comunale. 12 giugno, lo ricordiamo, è election day, quindi si voterà anche per cinque quesiti eh, referendari. La mia domanda è questa, temete l'astenzionismo eh, e cosa si sente di dire eh, in breve a chi al momento ha deciso di non votare? Risponde per primo Sinibaldi. Ma a me hanno insegnato una cosa quando ho iniziato a fare attività politica da giovanissimo, che se uno non partecipa alle decisioni qualcun altro deciderà anche per te. Quindi credo che votare sia un diritto ma sia anche un dovere dei cittadini che devono poter scegliere da chi essere rappresentati. In questo momento più che mai forse perché dopo cinque anni difficili diventa ancora più... Eh, importante esprimere un giudizio e dare, e dare un indirizzo alla propria comunità cittadina. Si vota anche per il referendum, io personalmente sono. A favore dell'abrogazione delle proposte abrogative, quindi andrò a votare anche per il referendum. Credo che il tema della giustizia sia un tema importante in Italia, ma non per fare la solita polemica antimagistratura che non mi appartiene, ma perché la giustizia come tutte le forme della società deve evolvere e deve rispondere alle esigenze attuali. Non si possono, non si può mutare, non mutare una condizione di struttura eh, nell'ambito di 50 anni, 60 anni di vita del Paese, quindi è necessario riformare anche la giustizia, riformarlo in maniera equilibrata. Da questo punto di vista credo sia un errore quello del Governo di far votare un giorno solo, lo è sia per l'importanza del tema referendario, lo è anche per l'importanza della scelta dei, eh, dei cittadini sulle amministrative laddove si voti per il rinnovo del Consiglio Comunale. A maggior ragione per questo invito i cittadini ad andare a votare, a fare anche qualche minuto di fila, ma ad esprimere il proprio diritto e il proprio dovere. Petrangeli. Sì, ma il diritto a votare è stato conquistato più di 70 anni fa con il sangue dagli italiani. Quindi credo che la prima cosa da fare è andare a votare anche per rispetto e per onorare la memoria di chi è morto per restituirci pace e democrazia. Io sono convinto che l'astensionismo sia il problema principale delle democrazie moderne, soprattutto di quelle occidentali, perché rischiamo di, avere, di vivere in una democrazia formale e non sostanziale, perché se guardiamo alle elezioni del Comune di Roma dove più del 50% dei cittadini ha deciso di astenersi, ci rendiamo conto di quanto sia grande il problema che abbiamo. Di fronte. Le persone non vanno a votare come segno di protesta, ma non fanno uh, nient'altro in questo modo che rafforzare questa distanza fra istituzioni e cittadini. Sul tema dei referendum, io non ho capito sinceramente la scelta della Corte Costituzionale, sono stati bocciati due referendum sull'eutanasia e sulla cannabis, sui quali i cittadini si sarebbero potuti esprimere e sono stati accolti cinque referendum. Che credo sarà difficile anche per gli elettori leggere i quesiti, perché ce ne sono alcuni che sono eccessivamente tecnici e secondo me vanno contro lo spirito del referendum. Il referendum serve per chiedere alla popolazione un'opinione su grandi questioni di carattere generale. Naturalmente io andrò a votare e prenderò sia la scheda per il comune che per il referendum. Naturalmente le persone sono libere di farsi un'idea leggendo i quesiti, che però a mio modo di vedere alcuni sono davvero complessi da comprendere. Ubertini. Dunque, il tema dell'assenzionismo è un tema molto importante. Dosturzo diceva: la politica o la fai o la subisci. Tertium non datur, nel senso che praticamente non astenendoti non contribuisci al tuo obiettivo che è quello che ti ha portato all'astenzione. Detto questo, l'astenzionismo può essere anche comprensibile se non giustificabile. Bisogna individuare il perché nelle società moderne e soprattutto in Italia c'è questa propensione, perché la politica è diventata abissalmente distante da alla popolazione dai bisogni. Della gente. Quindi c'è l'esigenza, non facendo demagogia, di dire a coloro i quali naturalmente abbiano intenzione di astenersi che se debbono andare a votare per i soliti noti e anche per alimentare la, come de, la contrapposizione stantia, politicistica, ideologica che ha creato distanza dalla politica, possono pure rimanere a casa. Se vogliono una novità includente. Trasversale, extra ideologica. Allora è bene che decidano di contribuire al voto. Per quanto riguarda il referendum, la democrazia è retta sull'equilibrio dei poteri. Ieri la politica ha degenerato l'intervento della magistratura è stato opportuno. Oggi c'è bisogno di un riequilibrio. Andrò a votare per il referendum in questa direzione. Siamo quasi in chiusura. Eh, vi prego di non sforare anche se siete stati insomma, molto precisi questa è una domanda a cui eh, teniamo molto e credo anche chi ci segue eh, rispondere per primo Petrangeli qualora eh, diventasse sindaco cosa farà per i nuclei familiari e le persone ce ne sono diversi a rieti in difficoltà allora inclusione e, e coesione sociale dovranno essere le priorità del governo cittadino dei prossimi cinque anni. Eh, noi abbiamo di fronte due grandi questioni eh, nell'epoca nella quale viviamo, il tema delle diseguaglianze che continuano ad aumentare, intollerabili, e il tema dell'aumento delle fragilità. Che riguardano un numero della popolazione sempre maggiore. Per questo sarà necessario dotare l'assessorato alle politiche socio-sanitarie di risorse significative per aumentare gli investimenti nell'assistenza agli anziani, per aumentare gli investimenti nelle politiche per l'infanzia e per l'adolescenza. Mentre prima. L'area del disagio riguardava sostanzialmente chi non aveva un'occupazione, un reddito. Adesso, purtroppo, riguarda anche chi un reddito ce l'ha, quelli che vengono chiamati working poor, lavoratori poveri perché spesso il lavoro è intermittente, è precario, è senza garanzie e poco dignitoso. Questo significa che bisogna ampliare la fascia degli interventi, c'è bisogno di welfare locale universale che vada incontro alle necessità di tutti. Bisogna lavorare per una città a misura d'uomo e di donna. Bisogna lavorare per una città. A misura di bambino. Questa è una cosa alla quale noi crediamo molto. La nostra iniziativa amministrativa Rie di Città Amica dei Bambini va proprio in questa direzione: guardare la città con gli occhi del bambino per farla diventare più accessibile, più giusta e più facile da vivere per tutti. Ubertini. Sì, eh, questo tema eh, sollecita una considerazione un po' più articolata: nel senso che non c'è dubbio che l'intervento diretto deve partire dal presupposto che il Comune non può più permettersi, ma anche moralmente, di fare interventi a pioggia. Deve finalmente stabilire l'elenco delle priorità sulle emergenze reali per razionalizzare e concentrare le risorse. Deve naturalmente potenziare i suoi strumenti anche il Consorzio. Sociale che lo vede al suo interno e, e come guida. Detto questo, il welfare è molto importante, ineludibile, fondamentale, ma è come dire una misura di seconda battuta. Perché il welfare è uno strumento di redistribuzione, ma deve redistribuire la ricchezza. Quindi a monte ci deve essere lo sviluppo. Perché il welfare possa redistribuire la ricchezza e non la miseria. Per quanto riguarda le categorie, cioè quel, ci sono quelle degli anziani e dei bambini. Ma c'è un'altra categoria Categoria che a me preme sottolineare focalizzando nelle esigenze, cioè le persone di mezza età che perdono il lavoro, bisogna riformarli, abbiamo come dire, affacciato un progetto di bonus alle imprese perché attivino il percorso della formazione in una società fluida, c'è cioè, bisogno di una maggiore adattabilità per cui attraverso la formazione è possibile reinserire nel circuito occupazionale persone di mezza età che si trovano perse. Con la perdita del lavoro. Sinibaldi. Ma in questi cinque anni, noi abbiamo vissuto, oltre alla crisi economica, purtroppo su questo territorio, la crisi che è derivata dal terremoto e poi successivamente dalla pandemia. Quindi, le emergenze si sono moltiplicate e siamo tornati a parlare anche di emergenza alimentare in questa città. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, sono stati anni difficili a cui abbiamo cercato di rispondere con una struttura che è stata la porta sociale, ovvero una rete di, eh, di risposta all'emergenza da parte delle associazioni di volontariato che va sicuramente più potenziata perché può diventare un fiore all'occhiello di questa comunità, non soltanto della dell'amministrazione comunale mettendo in rete tutte le esperienze di volontariato che già da sole intervengono e fanno tanto, fanno tantissimo, l'abbiamo visto soprattutto in questi anni. D'altra parte va sicuramente potenziato il consorzio, Rieti sociale Rieti 1, eh, consorzio sociale Rieti 1 che è stato destinatario proprio di fondi PNRR in queste settimane per 7 milioni di euro per programmare una serie di iniziative che ci sono e che devono essere messe in campo. Non è possibile in questa città non ci sia un dopo di noi bisogna pensare a tanti tipi di fragilità e di disagio che si sono moltiplicati e sono diventati quotidiani quasi in tutte le famiglie. Quindi questo è l'obiettivo anche attraverso la costruzione di un comitato di indirizzo per il sindaco che tenga insieme le, le esigenze di chi rappresenta il mondo del terzo settore e di chi rappresenta il mondo delle professioni e delle esperienze sanitarie in un organo di indirizzo che possa aiutare il sindaco con la conferenza della salute pubblica. Siamo in chiusura, l'ultima domanda, non ci sono extra time finora, ma avete un'altra possibilità perché eh, si può fare e richiedere anche dopo questa eh, decima eh, domanda che vi mh, sottopongo. Eh, tre temi su cui esprimere la vostra posizione, eh, agricoltura, industria e commercio, risponde Ubertini. Guardi, io, direttore, colgo l'occasione per rispondere in maniera unitaria. Perché nel mio programma il taglio, la cifra è questa. Noi Nell'epoca della sostenibilità e sottolineo questo in termini auspicabilmente di competenza, dobbiamo prefigurare uno sviluppo sistemico, non più settoriale e divergente. Non possiamo pensare ad, di dare ancora un aiutino all'agricoltura, un aiutino al commercio, un aiutino all'industria. Bisogna creare un sistema di sviluppo che si autosostenga anche rispetto ai riflessi del conflitto bellico che stanno verificandosi. In di crudeltà economica sempre di più allora bisogna che l'agricoltura come alle nostre origini si riconnetta all'industria quindi una connessione intrasettoriale dal produttore al consumatore il produttore alle imprese e così all'industria alle nostre origini era questo per esempio la nutraceutica che è una prospettiva che in altre parti sta prendendo piede perché non cavalcarla oggi e, e, e insieme come dire, consolidino la dimensione di una, di una città appetibile che possa essere valorizzata dal turismo. Il commercio può beneficiare di, questa, come di, di questo sistema di sviluppo, ripeto, che poggi sulla sistemicità, sull'organicità, su una proposta autosostenuta piuttosto che su interventi a spizzico paralleli che lasciano il tempo che trovano. Sinibaldi. Ma anche qui agricoltura, commercio e industria sono tre pilastri di una strategia comune che deve essere quella che guida le politiche di sviluppo locale per creare occasioni e lavoro. Come si fa? Sono tre segmenti che hanno bisogno di innovazione. L'agricoltura, il commercio e l'industria sono molto cambiati. Anche in questi anni ci sono state delle accelerazioni per il Covid e per anche gli ultimi eventi. Bellici che sono accelerazioni che stanno trasformando i processi, i processi produttivi. Dobbiamo fare innovazione e per fare questo dobbiamo legare la formazione e la ricerca ai modelli produttivi. In questo territorio lo possiamo fare, ci sono stati in questi, in questi anni anche insediamenti di, di multinazionali di esperienze produttive importanti sull'innovazione digitale e l'innovazione tecnologica. Vanno applicati e ci va messo in testa che il lavoro di oggi è un lavoro più professionalizzante e quindi c'è bisogno necessariamente di formare tutta una serie di nuovi poss diciamo possibili lavoratori e anche di ex lavoratori che devono essere reintrodotti nei processi produttivi e di sviluppo in una cornice di nuova formazione e nuove potenzialità. Sul nucleo industriale possiamo vivere un, un eh, diciamo, momento di vivacità e di dinamicità anche rispetto alle... Nuove, i Nuovi riconoscimenti, alle nuove iniezioni di carattere pubblico, dobbiamo essere in grado di legarli a uno sviluppo produttivo che possa prendere le competenze e, e diciamo, le esigenze di questo territorio e trasformarle in un percorso strutturato e eh, determinato su questo territorio. Petrangeli. Allora, noi da più di vent'anni eh, viviamo eh, senza risolverla fino in fondo eh, la necessità di riconvertire la nostra economia dopo la chiusura della Cassa del Mezzogiorno, che ha garantito a questo territorio un benessere per decenni. C'è stata a Rieti la piena occupazione per tanti anni e quindi un benessere generalizzato. Agricoltura, industria e commercio devono essere unite da un obiettivo, quello di investire su ricerca e sviluppo. Per questo motivo eh, l'apertura di sedi distaccate dell'università può essere una grande occasione per legare la formazione dell'università allo sviluppo economico. Questa deve essere la priorità assoluta: eh, rilanciare l'economia locale per dare opportunità di lavoro ai nostri giovani e non solo. Io credo che sia necessario un protagonismo maggiore del comune di Rieti che non può essere visto come mero erogatore di servizi. Il comune di Rieti, che è il comune capoluogo di questa provincia, deve essere la guida di un processo di rilancio della nostra economia. Per questo motivo, io ho pensato l'istituzione di una cabina. Di regia sullo sviluppo locale che metta al centro il comune come regista, ma che abbia al suo interno tutte le realtà che si occupano di sviluppo locale e di lavoro, dalle associazioni di categoria all'associazione datoriale all'organizzazione sindacali perché c'è bisogno di un comune più vicino alle aziende, c'è bisogno di un comune alleato delle nostre imprese e che sia un facilitatore anche dei percorsi per intercettare i tanti finanziamenti a disposizione. Bene abbiamo finito con le dieci domande. Adesso, come da sorteggio, ehm, ci sarà l'appello. Il primo che farà un appello quindi, eh, telecamere a vostra disposizione è Ubertini. Basta riferirsi a un quadro chiaro che abbiamo davanti agli occhi. C'è una proposta. La nostra inclusiva, una proposta di equilibrio, una proposta di moderazione, una proposta di competenza, una proposta che proviene da parte di chi in questi ultimi cinque anni è stato all'opposizione della Giunta Comunale e totalmente estraneo alle insufficienze governative della Regione Lazio. C'è chi invece propone in alternativa a noi una, eh, come dire, una proposta di proposta di contrapposizione, una proposta di riproposizione di antiche stantie superate eh, visioni ideologiche chi ha condiviso per una parte con il comune la responsabilità del governo cittadino e chi ha condiviso per quanto riguarda la regione la responsabilità delle insufficienze del governo regionale. Mi sembra un quadro chiaro, credo che l'astenzionismo possa indirizzarsi verso questa scelta di novità. Petrangeli, faccia il suo appello. La nostra città purtroppo è peggiorata in questi cinque anni. Si sta peggio rispetto a cinque anni fa, non solo in conseguenza del Covid. Uh, non è stato fatto nulla, sostanzialmente, in nessun ambito della vita associata nella nostra comunità. È necessario cambiare, è necessario eh, valorizzare l'esperienza amministrativa del che c'è stata in questa città tra il 2012 e il 2017, anche prendendo spunto e imparando da alcuni errori che sono stati commessi. Io vorrò essere, come dico spesso, un sindaco di strada. Perché ho capito e sono consapevole che il buon governo da solo è insufficiente. La politica deve essere competente ma deve stare anche tra le persone. C'è bisogno di uscire dai palazzi e mettersi in connessione sentimentale con i cittadini perché c'è bisogno di una grande alleanza fra istituzioni e cittadini, una grande alleanza fra amministratori e amministrati. Io sono orgoglioso e onorato di guidare una grande alleanza civica e popolare. Liste civiche che hanno come unico obiettivo il futuro di Rieti, eh, nella consapevolezza che fare politica significa restituire la comunità migliore da come la si è trovata. Io ritengo che questo sia un momento molto importante per la città perché le elezioni del 12 giugno sono più importanti di elezioni del passato. Il mio unico partito è la città di Rieti e questo è il mio unico impegno da qui ai prossimi cinque anni. Sinibaldi, faccia il suo appello. È ora di dare una possibilità a questa città, è ora di dare una possibilità a questa generazione, una generazione che qui ha scelto di tornare. E se davvero crediamo che ci sia bisogno di un vento fresco e di una nuova possibilità bisogna liberare le energie e questa è l'occasione per farlo. Abbiamo costruito un'alleanza grande, coesa, forte, fatta di, di persone di esperienza e di tanti giovani e tante, anche tante donne devo dire. Quindi c'è la possibilità di costruire veramente una stagione nuova partendo dai sacrifici di questi cinque anni. L'esperienza Petrangeli-Ubertini la conoscete, l'abbiamo conosciuta cinque anni fa, non ha prodotto nulla: nulla di nuovo in divisione, nulla di nuovo se ci sarà un ballottaggio. Con un possibile accordo tra i due, si ripeterà l'esperienza della giunta precedente. D'altro canto, date spazio ad una nuova classe dirigente che si è formata in questi anni e che in questi anni ha conosciuto il momento forse più duro di questo territorio. Da qui dobbiamo ripartire riaggregando quelle persone che hanno scelto di andarsene cercando di ricoinvolgere in un progetto nuovo. Questo è il motivo per cui mi candido, non ho altri interessi, è il motivo per cui ho scelto di rimanere qui, di restare, di farci. Un'attività professionale e di farci una famiglia. E penso che tanti candidati che mi supportino abbiano lo stesso spirito. Questo è lo spirito che serve alla crescita di, della città e questo è lo spirito che serve alla riede di domani. Molto bene. La sfida finale eh, termina qui, prima di. Di ringraziarvi vi lascio per ultimi ma non per importanza ovviamente eh, voglio ricordare a chi segue riedilife.com eh, Riedi e tutto il network che noi seguiremo ovviamente passo passo le elezioni del 12 giugno faremo una maxi diretta il 13 giugno eh, fin quando non vi diremo eh, chi sarà il prossimo sindaco di Rieti, che comunque è stato ospite qui eh, eh, quest'oggi, mm, scongiuri a parte, eh, vi formulo l'invito a chi diventerà il prossimo sindaco per venire alla prima puntata della Rana nel Pozzo, che ci sarà appunto subito dopo eh, eh, le elezioni. Eh, voglio ringraziare, consentitemelo, mh, tutta la redazione, tut coloro che stanno dietro eh, che non si vedono eh, li voglio nominare perché sono stati artefici di una produzione di altissimo livello questo lasciatemelo dire eh, senza prova di smentita ringrazio il regista Luciano Mancini il supporto tecnico Massimiliano Mirabella il coordinamento, il nostro vice direttore Cristian Diociaiuti, Martina Grillotti redazione Valentina Fabri Gianluca Vannicelli, Riccardo Fabbi che ha eh, eh, fotografato tutto questo ehm, Tutta questa trasmissione, eh, infine eh, vi faccio eh, un eh, corale applauso, un corale applauso e, ed un in bocca al lupo a tutti e tre per il voto eh, del 12 giugno, siete stati molto disponibili, molto precisi e mh, di questo penso che gli elettori ne faranno eh, buon, buon uso. Eh, un saluto a tutti voi, eh, grazie ancora. In bocca al lupo. Grazie a lei, grazie al lupo. E eh, continuate a seguirci, grazie per aver scelto questa sfida finale appunto a poche ore dal silenzio elettorale in vista delle elezioni del 12 giugno. Eh, continuate a scegliere ReadyLife.com. Un saluto a tutti. da riparare? Affidati ad Autelit! Qui troverai le più moderne tecnologie e tutta la competenza che cerchi. Dal 2010 siamo anche Officina Autorizzata Lancia, Autelit a Abbazia in Viale Maestri del Lavoro. Nel cuore dell'Italia sgorga a caduta naturale un'acqua pura e leggera. È acqua di fonte cottorella, che grazie alle sue proprietà è ideale per il benessere di tutta la famiglia. Acqua di fonte cottorella. Purezza al 100% dalla sorgente alla tua tavola. Per smaltire correttamente gli oli vegetali, affidati a Frigi Oil. Oggi è ancora più semplice. Grazie ai punti di raccolta installati in città. Cerca quello più vicino a te e visita il nostro sito www.friggioil, la qualità delle materie prime. La freschezza dei prodotti a chilometro zero, le migliori produzioni locali. Tutto questo è il garbato caffè. La ristorazione del futuro con le radici nella tradizione del territorio. Ti aspettiamo a pranzo tutti i giorni da lunedì al venerdì in Via delle Scienze 1. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia, scegli tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione.